Allora, quando mi hanno invitata a parlare qui oggi come speaker, ho preso qualche secondo per metabolizzare la cosa e poi mi sono detta, cacchio, però forse anche in Italia o in qualche parte recondita del nostro paese qualcosa si sta muovendo, qualcosa sta cambiando. E voi direte, ma in che senso, ma questa che sta a dire oggi? Sono convinta che molti di voi non mi conoscano, come sono convinta che qualcuno di voi già mi conosca. E quindi, perché sono comunque stata informata del fatto che avrei avuto a che fare con un pubblico abbastanza eterogeneo. E quindi per completezza mi presento. Mi chiamo Alessia Mucci, ho 33 anni, meglio nota come Alex Mucci al pubblico. Sono nata in Abruzzo, ma ho vissuto in varie parti del mondo e faccio la sex worker. E che cos'è la sex worker? Lo chiedo a voi, che cos'è una sex worker? Ok, mettiamola così, potrebbe essere una definizione, perché è una parola che ha tante definizioni. Però secondo me, nella mente di qualcuno di voi, che magari è più timido, o ha ritenuto opportuno non dirlo ad alta voce, sarà balenata qualche parola, come ad esempio puttana. Ma voi dite, ma questa è salita sul palco oggi a dirci ciao, mi chiamo Alex e faccio la puttana? Ma non è normale. Se è normale lo stabiliremo dopo. Però intanto vorrei definire meglio la parola. Per chi mastica un pochino l'inglese, non sarà difficile da sex worker derivare il termine sex work e tradurlo in qualcosa come lavoro sessuale. Questo termine nasce negli anni 70 e si diffonde nella lingua anglosassone, soprattutto in concomitanza con il proliferare dei movimenti in difesa dei diritti delle sex worker. E come avrete già intuito, è un termine che si sveste della patina stigmatizzante, moralistica e denigrante che invece riveste e caratterizza il termine prostituzione. Ed è per questo che comincia a diffondersi di recente anche nella lingua italiana. Ci sono due tipi di sex working, o di sex work, appunto. Il sex work diretto, in cui annoveriamo appunto la prostituzione di strada, l'escorting, accordi fra privati o la prostituzione doorway o window, quella che abbiamo a Amsterdam dove le prostitute sono in vetrina, e il sex work indiretto, tra cui troviamo il bondage, la dominazione, lap dancing, stripping. Ed è proprio in questa ultima categoria, proprio tra quelli a cui piace farsi calpestare o farsi fare pipì addosso, che si inserisce anche la mia figura. E perché è proprio in questa categoria che noi inseriamo anche l'industria della pornografia e tutta quella parte di persone che lavorano sul web vendendo contenuti sessuali o erotici o di nudo su siti di monetizzazione o comunque facendo webcam modeling. Abbiamo quindi capito che propriamente il termine sex worker è sinonimo di prostituta. Tana, troia, zoccola, tutte quelle parole che purtroppo attualmente rivestono più una connotazione negativa e vengono più usate come offese per chi le riceve. Tante delle volte neanche hanno effettivamente a che fare con la vita sessuale di chi le riceve. Io che attualmente ho più di 4 milioni di followers, se metto insieme tutte le mie pagine social, per il lavoro che faccio ricevo insulti di questo tipo perlomeno 100-200 mila volte al giorno di media. E tuttavia non è quello che mi offende, anzi non mi offende affatto. Quello che mi ferisce più spesso è quando mi sento dire che io, le mie colleghe e i miei colleghi portiamo sul web dei contenuti che non sono contenuti e che comunque il nostro lavoro sia un non lavoro. Ecco, il mio scopo qui oggi è quello di farvi empatizzare con una figura come la mia, darvi una visione più umana di quello che noi facciamo, anche raccontandovi degli stralci della mia esperienza, e mettervi a conoscenza, farvi conoscere quello che effettivamente è un lavoro, con i suoi contratti, le sue regole, le sue incombenze fiscali e soprattutto la sua dignità. Mi addentro in questo discorso ponendovi un'altra domanda.
Pensate a tutto quello che ci è successo da inizio 2020 a fine 2020, o fino ad oggi, perché ancora va avanti. Qual è la prima parola che vi viene in mente, la prima cosa che vi viene in mente se io vi chiedessi cosa vi è mancato di più in questo periodo? Le risposte potrebbero essere tante, però sicuramente quella che ci mette tutti d'accordo e ne è una, ed è il tema di oggi, è il contatto. Ci è mancato il contatto fisico, il contatto umano. Siamo stati costretti per più di un anno all'isolamento, quasi forzato. E per molti di noi questo isolamento si è tradotto in solitudine, perché è importante dire che isolamento e solitudine sono due concetti totalmente differenti. Una persona può essere isolata dal resto del mondo e non sentirsi sola, o può essere buttata in mezzo a tanta gente e comunque sentirsi sola. Ed è proprio brutto constatare quello che è successo a noi, è proprio il fatto che per molti di noi la condizione che abbiamo vissuto si sia trasformata in solitudine. E questa condizione, questa solitudine è andata a impattare su molti degli aspetti fondamentali della nostra vita, tra cui uno importantissimo, che è quello della sessualità. Molte coppie sono state costrette a vivere, convivere forzatamente, altre coppie sono state costrette a staccarsi improvvisamente. I single hanno visto svanire tutte le opportunità di avere occasioni per conoscere un nuovo partner, oppure frequentazioni occasionali, semplicemente. E voi direte, vabbè, ma le coppie che hanno vissuto insieme avranno scopato come conigli, in realtà. In realtà no, perché questo magari è valso per il primo periodo della quarantena. Poi, a lungo andare, è successo che stare sempre insieme, lo stress, i soldi finiscono, il lavoro non c'è, le bollette aumentano, i bambini sempre tra le scatole, finiscono le cose interessanti da dirsi e aumentano le situazioni di conflitto, e quindi ci si allontana da un'attività sessuale costante, normale, regolare. E voi direte che per me non è valsa la stessa cosa, però beh, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, insomma. Torniamo seri. Eppure sì che è vero che la sessualità è un aspetto importantissimo per un uomo, è indice della qualità di vita anche, come abbiamo sentito prima in altri discorsi, ed è fondamentale come l'espletamento di qualsiasi fabbisogno normale, umano, come quello del cibarsi. E quindi in questa situazione cosa è successo? Ve lo dico io. È successo che nella nostra vita è entrato ancora più massicciamente rispetto a prima il porno. Ed è pur vero che l'Italia era già al 7° posto della classifica mondiale dei paesi da cui si genera più traffico dei siti porno più famosi, come ad esempio Pornhub. Ma c'è una cosa, e poi non facciamo i bigotti, a chi non piace il porno? A tutti piace il porno, no? Adulti, adolescenti, donne, anche le donne piace il porno. A me piace tantissimo il porno. Però non vorrei offendere qualcuno, perché magari c'è anche chi dice no, io mai visto, mai usato. Allora procedo per assurdo. Ipotizzo per assurdo che a tutti piace il porno. Ma c'è una cosa che piace ancora di più alle persone, e vi ci porto con qualche esempio. Immaginate che il porno, a fare porno, non sia più una modella perfetta, patinata, irraggiungibile, che non potete toccare lì sul vostro laptop o sullo schermo della vostra televisione, ma che sia una persona più vicina a voi, una vicina, la migliore amica, o il fruttivendolo sexy sotto casa, quello che vi vende le banane, o una cantante che è totalmente staccata da un ambito prettamente sessuale, di cui amate la musica ma vi siete sempre chiesti ma questa come sarà nuda o come si comporterà a letto. Oppure vi faccio un altro esempio. Questa è la foto con cui sono andata virale 4 anni fa sul web. No proprio, praticamente. E sotto casa, nel supermercato che ho vicino casa, davanti alle patatine, con una tuta bruttissima, con l'ascella pezzata, perché se non l'avete notato c'è anche l'ascella pezzata. Poi ovviamente è quello che
che è piaciuto di più. E questa cosa, questa roba qui, in mezzo a un milione di altre foto qualitativamente superiori, di ragazze più belle, più alte, più fighe, fatte da fotografi, in mezzo a altre foto mie su Instagram in cui ero più figa, più nuda, più tutto, questa roba qui mi ha fatto fare in meno di 4 mesi più di 1 milione di followers. Quindi in realtà quello che piace alla gente è una normalità, è avere è spiare nella vita delle persone più vicine a noi, e quindi un approccio più concreto, più diretto di quello che può essere il porno standard. E questo meccanismo psicologico è la base di quella che è stata la fortuna di un sito che in pandemia, in concomitanza con gli altri siti porno, ha avuto un boom pazzesco. Magari qualcuno di voi lo ha già sentito nominare. Questo sito si chiama OnlyFans ed è comunemente definito come un sito di divulgazione di materiale pornografico amatoriale, ma in realtà questa è una definizione molto parziale e quindi imprecisa. Prettamente OnlyFans è un sito che offre la possibilità a qualsiasi tipo di creator di poter monetizzare sulla propria fanbase, quindi offrendo pacchetti mensili di iscrizioni ai propri fan che pagano questa fee mensile e accedono ai contenuti premium del creator che preferiscono. Quindi il creator potrebbe essere di qualsiasi tipo: un cantante, uno scrittore, un pittore, un professore, un aviatore, un personal trainer, qualsiasi. È anche vero però che l'80% degli introiti di questo sito è dato dai creator come me, che fanno contenuti sessuali, erotici, nudo. E quindi nella definizione generale del sito si tende a escludere l'altra fetta, è anche vero che nel mio discorso non ci interessa proprio l'altra fetta. Io oggi sono una delle sexy creator italiane più seguite al mondo su questo sito. E al riguardo mi ricordo mia nonna, quando ero piccola, che mi ripeteva sempre una stessa cosa, la stessa frase. Mi diceva: Alessia, ricorda una cosa, gli uomini nella vita devono nascere, crescere, quindi mangiare, riprodursi, quindi scopare, e morire. Beh, non me lo diceva proprio così, usava modi un po' più colorati. Però bene o male diceva: se tu nella vita fai un lavoro che riguardi questi aspetti, non ti mancherà mai il pane sotto i denti. E quanto più di quello che ci è successo durante questo periodo dimostra quanto lei avesse ragione, e quanto più lo dimostra in ambito sessuale. Quindi alla luce di questo, perché noi ci meravigliamo se un sito come OnlyFans, molti si vergognano anche, è una vergogna per un sacco di gente, se un sito come OnlyFans abbia avuto un boom così forte in un momento in cui ci è mancato totalmente il contatto con gli altri, e quindi anche la nostra sessualità è andata in crisi? Perché ci meravigliamo se questo sito è passato ad avere una base di iscritti di 200.000 persone a inizio pandemia e a finire con più di 150 milioni di persone sopra, a ritmi di crescita anche di 500.000 persone al giorno? Perché ci meravigliamo? Non c'è da meravigliarsi, ve lo dico io, non c'è neanche da vergognarsi. Perché è pur normale che se c'è una domanda così forte sul mercato ci sia una risposta, ci sia un'offerta. E quindi è pur normale che ci siano persone che scelgano di fare il lavoro che faccio io. E scelgano di farlo in qualsiasi modo preferiscano, perché se c'è un sito che permette di farlo, perché no, possiamo ritrovarci personal trainer che vendono i video dei loro allenamenti tutti nudi. O la cuoca che vi insegna a fare la pick and pie nuda. Ci sono persone che lo fanno semplicemente per tirare avanti e arrivare alla fine del mese. Conosco ragazze che l'hanno fatto per pagarsi la retta dell'università durante la pandemia, in un periodo che comunque ha tolto il pane dalla bocca di quasi tutti. E mi sento ancora dire, nonostante questo, nonostante io credo che sia normale, che la prostituzione e tutte le sue sfumature in realtà mercifichi il corpo delle persone, il corpo delle donne soprattutto. E a riguardo vorrei citare uno degli stand-up comedian che io amo di più, che è Giorgio Montanini, che in un suo famosissimo
monologo intitolato Elogio alla prostituzione, si rivolge al proprio pubblico dicendo: ma non fate moralisti, non fate le finte bigotte, le finte femministe che dicono che la prostituzione è la mercificazione, lo sfruttamento del corpo della donna, che dicono che è medievale. Perché i lavoratori di fincantieri o metalmeccanici non sfruttano il loro corpo? Polmoni, cartilagini, schiena. Il problema qui non è che si tratti dello sfruttamento del corpo, che si tratti dello sfruttamento di determinate parti del corpo, che non sono cartilagini, ginocchia o schiena, ma sono altre parti del corpo che ben conosciamo. Perché io quando lavoravo al bar, io ho fatto 15 anni di bar, ho lavorato come bartender per una vita, facevo degli orari incredibili, dalle 4 di pomeriggio alle 6 di mattina mi spaccavo la schiena, avevo a che fare con persone ubriache molto spesso perché non sfruttavo il mio corpo. Quindi per me è assurdo sentirmi delle obiezioni simili. E sarebbe bello se tutti i ragazzi, le donne, gli uomini che scelgono di fare il mio lavoro smettessero di essere così tanto ostracizzati o condannati o subire gogne mediatiche come quelle che subisco io ogni giorno. Sarebbe bello che potessero farlo nella tranquillità, nella normalità della scelta di un lavoro normale. Sarebbe bello che io non ricevessi più commenti come questo sotto i miei post di continuo e che non mi sentissi più dire che io mi devo vergognare, che mia madre si deve vergognare, che non ho il diritto di essere madre perché probabilmente mia figlia si vergognerà di me quando sarà grande. Avevano detto che non avrei neanche trovato un uomo che mi avrebbe amato per tutta la vita, avrebbe deciso di condividere la sua vita con me. E invece proprio grazie al mio lavoro, un lavoro normalissimo, che ho conosciuto il padre di mia figlia. Un uomo che mi ama, mi rispetta, rispetta il mio lavoro, al contrario del mio ex marito, che nonostante non vendessi le mie foto nuda sul web allora, non mi ha mai rispettata e mi ha tradita malissimo. E grazie al mio lavoro, un lavoro normalissimo, che ho potuto ripagare i miei genitori in questi ultimi anni di tutti gli sforzi che hanno fatto nella loro vita, una vita da operai in fabbrica, per assicurarmi tutto quello che mi servisse, i miei studi, per non farmi mancare niente. E grazie al mio lavoro, se posso avere una vita normale, con un lavoro normale, e avere degli obiettivi a cui tutti quanti normalmente ambiamo. Perché sex work is work. E probabilmente, se io non avessi avuto il mio lavoro, se non avessi avuto la forza in questi ultimi 4-5 anni di ignorare tutto quello che mi veniva detto di continuo, che mi viene ancora detto di continuo, di scegliere per me, di scegliere cosa è giusto per me e non quello che gli altri cercassero di farmi credere. Probabilmente non avrei nulla di tutto quello di cui oggi sono fiera, di cui probabilmente mia nonna sarebbe fiera. Anche la cosa più bella e più normale che ci sia, come questa. Grazie.